Amici di Mondo BlackBerry e Mobile, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di Xiaomi. Abbiamo qua con noi la versione 1S del bracciale di Xiaomi, il Mi Band. Nella confezione cosa troviamo? All'apriamo, appunto, troviamo il Mi Band, appunto, in versione rinnovata, la 1S. Quindi questa è la capsula del nostro Mi Band. Qua sotto troviamo il braccialetto in morbido silicone in versione nera, manuale delle istruzioni e qua un cavetto USB con l'attacco per la ricarica. Spostiamo un attimo, andiamo a montare il Mi Band. Mi Band semplicissimo, quindi con il nostro bracciale in silicone andiamo appunto ad inserirlo. Una volta accoppiato possiamo iniziare appunto a monitorare la nostra attività fisica e l'attività del sonno. Questa nuova versione rispetto alla precedente abbiamo qua sotto, come vedete, il sensore per i battiti cardiaci. Qua abbiamo un vecchio Mi Band in versione 1, quindi vedete appunto la mancanza nel Mi Band precedente del sensore per il rilevamento del battito cardiaco. Questo invece ha appunto questo nuovo sensore che ci permetterà appunto di monitorare la nostra attività. Una volta accoppiato col Bluetooth, installando l'applicazione appunto Mi Fit di Xiaomi, cosa andiamo a trovare? Quindi una volta registrati con il nostro account possiamo andare a vedere appunto le impostazioni del Mi Band. Il Mi Band, come vedete, è connesso. Qua ci darà il nostro stato della batteria. Abbiamo la possibilità di andare a cercare il Mi Band, quindi il Mi Band vibrerà. Dare appunto la posizione al nostro Mi Band, quindi se lo teniamo nella mano destra o nella mano sinistra. Possiamo appunto, una volta accoppiate, quindi quando abbiamo vicino il Mi Band collegato Bluetooth al nostro cellulare, abbiamo anche la possibilità di attivare la funzione dello sbloccamento del dispositivo. Abbiamo la possibilità di andare a selezionare tre applicazioni dove potremo andare a ricevere le notifiche sul nostro bracciale. In più abbiamo anche il servizio delle chiamate in entrata, quindi attivando questa funzione delle chiamate in entrata abbiamo appunto la possibilità di andare a far vibrare il nostro bracciale quando andiamo a ricevere appunto una chiamata. Abbiamo lo Sleep Assistant che ci permetterà appunto di andare a misurare la frequenza cardiaca una volta che ci addormentiamo, attivare le notifiche sul cellulare, sul dispositivo quindi del nostro Mi Band, mostrare appunto delle statistiche di attività ad un determinato orario e anche i dati del sonno. Le altre impostazioni: abbiamo la funzione sveglia, quindi possiamo andare a impostare tre tipi differenti di sveglie. Qua invece abbiamo il nostro conteggio dei nostri passi giornaliero e la durata del sonno. Qua inoltre sopra abbiamo appunto lo storico dei nostri passi e anche del nostro sonno. Inoltre qua abbiamo la funzione che appunto è presente solo nel Mi Band 1S, appunto del misuramento del battito cardiaco. Adesso magari andiamo a fare una prova, andiamo a vedere se misura anche senza allacciare il nostro battito. Andiamo a misurare la frequenza cardiaca. Qua abbiamo il nostro Mi Band, vediamo se così ce la rileva tranquillamente. Io adesso non l'ho legato, però l'ho provato in questi giorni e devo dire che mi pare abbastanza preciso come misuratore. Eccolo qua. Questa qua appunto è la mia frequenza cardiaca in questo istante, con appunto viene misurata attraverso il sensore posto appunto qua sotto in questa nuova versione del Mi Band. Bracciale che ricordiamo
È veramente costruito bene e ha ad un prezzo molto contenuto. Differenza appunto dalla vecchia versione, quindi abbiamo questo sensore in più del battito cardiaco, però è stato tolto il LED che trovate qua sopra, multicolore, quindi nella vecchia versione era RGB, questa invece si illuminerà solo di bianco, ha solo una luce. Altre funzioni di questa applicazione, abbiamo la possibilità appunto di andare anche a condividere la nostra attività, quindi sia dei passi che del sonno. Qua abbiamo la possibilità dal nostro account di sincronizzare anche con i dati del Mi Band con Google Fit e vediamo un po' altre funzioni che ho provato in questi giorni. Qua abbiamo la possibilità Qua abbiamo di impostare l'obiettivo appunto del giorno, 5.000 passi. Una volta raggiunto il nostro obiettivo, il Mi Band inizierà a illuminarsi. Quando siamo vicini di un pallino, quando siamo appunto quasi a metà, tre quarti appunto del nostro obiettivo. Ad obiettivo completato, tutti i tre LED si illumineranno, quindi notificandoci appunto il raggiungimento del nostro obiettivo. L'heart rate l'abbiamo visto, cosa abbiamo? L'account l'abbiamo visto, abbiamo la possibilità di andare magari a vedere sempre nelle impostazioni col Mi Band connesso. Oltre a tutto questo, abbiamo la possibilità di disaccoppiare il nostro dispositivo, di andare a controllare la versione del firmware e la versione del monitor per i battiti. Qua appunto abbiamo le due informazioni per appunto il nostro firmware installato sul Mi Band. Inoltre, qua in alto abbiamo molto comoda la possibilità di andare a vedere la durata della batteria. Batteria che adesso dovrò testare bene in questi giorni, però se è come la versione precedente appunto di questo Mi Band, della versione appunto precedente dell'1, devo dire che mediamente io caricavo appunto questo bracciale circa ogni 40-45 giorni, quindi una durata della batteria veramente veramente buona. Per oggi è tutto, io vi saluto, sono Matteo Vismara per Mondo Blackberry e Mobile.com. Un abbraccio, alla prossima!